Buongiorno ragazze, buongiorno e bentornate come sempre sul canale in questo nuovissimo video. Sono appena tornata a casa, sono in netto ritardo perché oggi Asia esce a mezzogiorno da Eurospin e sono andata insieme a mia mamma e a mia sorella. Aspettate che apro un attimo la porta. Un po' aperto. Così facciamo arieggiare in camera di Asia. Ho già aperto. Anzi, prima andiamo in camera di Asia e apriamo anche lì tutte le porte, così spengiamo le luci, visto che la corrente non ce la regalano. E niente, vi stavo dicendo, sono andata a fare la spesa ad Eurospin con mia mamma e mia sorella. Però, ragazzi, sapete bene che quando si va fra donne a fare la spesa non ne esce mai niente di buono. Ma non perché per qualcosa, perché si perde tanto tempo. È così. E nulla, quindi tra una cosa e un'altra siamo andate all'Eurospin che erano le 9, siamo uscite da lì alle 10 e poi siamo andate a fare colazione e sono le 11. Vi dico solo questo, ragazze. Quindi ancora devo mettere a posto la spesa. Lasciamo aperta questa porta, così si arieggia un po'. Poi sono queste belle giornate, a me piace aprire tutto e lasciare tutto aperto. Ecco, nulla ragazzi, quindi alla fine abbiamo fatto tardi. E mio marito è già andato al lavoro, tra l'altro, quindi nulla. Mi devo sbrigare, faccio le faccende su, veloci, meno male che mi sono sbrigata ieri che ho pulito, ho fatto le lavatrici ieri, quindi ho la cesta vuota, ho pulito i bagni, ho lavato insomma meglio. E niente, quindi oggi ragazze si tira un po' via e dopo ciò vi faccio vedere la spesa. Questa è tutta la spesa dell'Eurospin. Ho speso 76 euro e ho preso qualche promozione con l'app. Poi questa è la settimana appunto che ci sono tante offertine da 1 euro, quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, io parto così come trovo le cose, ragazze. Due vaschette di pel salame Milano a 1 euro. Poi c'era la promozione di questi yogurt che è tanto che non li prendevo della Land. Due yogurt 1 euro, ho preso questo con vaniglia e palline di cioccolato e poi per me ragazze che mi ispirava tantissimo questo cremoso yogurt al pistacchio con mandorle caramellate e questi 1 euro, due. Poi la pasta sfoglia, anche questa 1 euro in offerta e gli yogurt da bere, uno ai frutti di bosco e uno alla banana, 69 centesimi. I tè, questi in brick della Blues, che sono simili ai tè Sant'Anna, veramente ragazzi, anche come sapore, 1,49 euro. Le olive, queste qui denocciolate, il pacco quello più grande, 89 centesimi. Una bustina di valeriana, non mi ricordo quanto costasse. Le fragole, ora tra un po' inizia il periodo delle fragole, io ho fatto che prenderle, speriamo che siano buone, 2,49 euro. Poi il macinato. Questo qui macinato scelto di bovino adulto, 4,29 euro, comunque al chilo 8,99 euro, offerta speciale, quindi il prezzo mi sembrava insomma ottimo. Poi la mozzarella per la pizza della Land, 1,99 euro. Succhi di frutta, uno alla pesca, la bottiglia grande, che era un'offerta a 1 euro. Il lievito di birra, 29 centesimi. Cordon bleu 1,99 euro, ne ho prese due. Questa volta ho preso anche un po' di carne perché mi ispirava, devo dire la verità.
La salsiccia, questa qui confezione famiglia, è al chilo 8,40 euro, pagata 5,44 euro, sono 648 grammi. E io ci voglio fare il ragù, poi le hamburger, 4 hamburger di bovino adulto, 3,68 euro, mi è sembrato buono anche questo come prezzo. Le zucchine in offerta mi pare 2,70 euro. Farina 00, non ricordo quanto sia costata, mi serviva e l'ho presa. La stessa cosa, la farina per la pizza 0, perché l'ho già provata e mi sono trovata, devo dire, molto molto bene. Sotto consiglio di quel gruppo di Facebook che vi ho citato diverse volte. E era in offerta questa, mi pare, non arrivava a 80 centesimi, mi pare, ora non vorrei sbagliare. Polpa di pomodoro a pezzetti, questa a 69 centesimi. Il latte, ho preso questo qui, della Pascoli Italiani, latte parzialmente scremato, 2 brick, 95 centesimi. E in offerta, ragazze, mi serviva il riso, e riso Roma 1,75 euro. Ora, io ho il riso, a me piace solo quello gallo perché tiene la cottura, io di questo mi pare ne avevo preso una confezione e non mi è piaciuto, non mi ricordo se lì all'Eurospin o da... come si dice, da al di più, non ricordo dove, però ragazzi lo proverò, era in offerta, ho fatto che prenderlo. Ah, eccolo, lo scontrino è qua, ragazzi, ho speso la bellezza di 76,39 euro, però sì, ho portato via anche un po' di carne, devo dire la verità, un po' di carne l'ho presa, poi non è finita qua ovviamente, ho preso queste in offerta, le patatine per Asia al tartufo, 1,19 euro, il salmone affumicato norvegese 3,99 euro, i peperoni questi lunghi siciliani che a noi piacciono da morire, non ricordo quanto siano costati, il pane, questi cereali, anche questo 1,60 euro e qualcosa, è buonissimo, il guanciale a petali era in offerta con l'app dell'Eurospin, 1,29 euro, prezzo molto buono. Pecorino romano grattugiato in offerta 1,55 euro, perché oggi voglio fare la carbonara. Questa barretta Choco Bis tipo duplo, perché Asia non vuole più che li compri duplo, so cosa ha sentito in televisione, e vabbè, gli ho preso questa che non è comunque marca Ferrero. Tonno all'olio extravergine di oliva, 2,39 euro in offerta. 6 uova, 1,49 euro. Ne avevo già 10 in frigo, ma io le tengo perché via via faccio il dolce. Quello della mattina, che è questo, ne è rimasta solo una fettina, quindi sicuramente lo rifarò oggi. Mi sono scordata la crema alle nocciole, vabbè. Panna montata, anche questa è ancora su 1,70 euro e qualcosa. I crauti, non so quanto li ho pagati, però era tanto che non li prendevo a mio marito. Siccome a lui gli piacciono, ho voluto prenderli. Il Philadelphia Simil, 99 centesimi. Allora, questo è il formaggio spalmabile che più si avvicina al Philadelphia, non ha liquido dentro, è davvero molto molto buono, lo straconsiglio. Il latte senza lattosio per mio marito, non so quanto sia costato sinceramente. Il brillantante, ragazze, fatemi sapere come vi trovate, se lo avete mai acquistato, perché io è la prima volta che lo prendo, questo della Dexal, tra l'altro un litro 1,99 euro, quindi direi ottimo. Passata di pomodoro, ci condisco la pizza con questa in cartone, 99 centesimi. Questo snack choc, 1,29 euro. Parmigiano grattugiato DOP, 1,70 euro, se non sbaglio. Puerto Sole frutti di bosco, tra l'altro è un'offerta a 1 euro, quindi ho fatto che prenderlo subito. E la stessa cosa per questi cetrioli che a casa mia piacciono da morire, aromatizzati, il barattolone grande era in offerta a 1 euro. Poi ho preso l'aceto di vino bianco che mi serviva assolutamente, una baguette di pane e le crocchettine a biagio, 3,49 euro. Queste qui per cani di piccola taglia, però adulti, ricche di pollo e tacchino. Della marca Radames, sì, non mi ricordo se gliel'ho mai prese lì all'Eurospin, però visto che comunque tanti li acquistano, perciò male non dovrebbero essere. Questa ragazze, a parte le medicine in fondo, è tutta la spesa che ho fatto questa mattina.
Ragazze, eccomi qua anche oggi alla fine di questo nuovissimo video. Io mi sono avvantaggiata nel frattempo mentre appunto ho sistemato la spesa. Ho mandato di là l'aspirapolvere, che era già da ieri che dovevo mandarlo, ma ieri è successo che poi Asa non è andata a scuola perché aveva un po' di mal di gola. Ma fortunatamente non era niente di che gli è passato, insomma, in una giornata. Ne siamo stati tutti a casa, perciò la casa era un po' così, tra virgolette. Ma ieri l'altro avevo fatto grandi pulizie, avevo cambiato lenzuola, tutto, quindi... Le avevo cambiate venerdì, in realtà. Quindi non c'era per me, oggi è mercoledì, quindi non necessitava, insomma, su di un ricambio lenzuola o quant'altro. Ho tirato un po' letti e l'ho rifatti velocemente. Tra l'altro quello di Asia l'aveva tirato già lei stamani, perciò ho fatto abbastanza veloce. Poi ho mandato su l'aspirapolvere, così intanto mi aspira tutto su. Ho mandato ora l'aspirapolvere perché ieri, appunto, a parte che aspirare, non ho lavato il pavimento, era in condizioni pietose. Ieri sera avevo sistemato l'acqua nel robottino, così ora, mentre intanto sono le 11:35, vado a prendere lei, il tempo che arriva a casa e metto gli spaghetti e si mangia, insomma, siamo per mezzogiorno e mezzo, si mangia, ecco ragazze. Quindi niente, mi sono sistemata un po' le cose, ho fatto, insomma, ho sistemato le uova e le cose che, insomma, ci vogliono per fare la carbonara. A lei ogni tanto le piace, insomma, una volta al mese mangiarla. Io non ci tiro tantissimo, non sono amante di questo tipo di piatto, che, non lo so, non ci tiro tanto, però lei una tantum la vuole. Poi il mio babbo gliela fa quando, insomma, cucina lui, è il suo piatto, e perciò lei sa magari che lui gliela fa, e allora spesso me la chiede anche a me, ecco, quindi... Così. Allora ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ho messo il brillantante nella lavastoviglie perché me lo richiedeva ieri, ma appunto lo avevo terminato e l'ho riacquistato questa mattina, così perlomeno lo provo, l'ho messo subito e vediamo come va. Non credo oggi di fare la lavastoviglie perché è vuota. Quando la utilizzerò vediamo se mi trovo bene, se no nel frattempo... Se non l'ho ancora fatto, scrivetemi nei commenti se lo avete acquistato questo brillantante e come vi siete eventualmente trovate. Io per adesso vi mando un bacione grandissimo, vi auguro una buonissima giornata e noi ragazzi ci vediamo molto presto con un altro nuovissimo video. Ciao!